Bravo, eccoci. Lo faccio così voi. Esatto, buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti allo Starshot My World di Perugia, qui nella sede centrale, totale, tombale degli amichetti di Starshot. E per l'occasione siamo qui con due grandi personalità, siamo con Navico, il re Toschi, un applauso per Toschi. Meraviglioso. Siamo qui con il mitico, leggendario, mitologico Sergio Cavallerin, che ha fondato Starshop, ha fondato la distribuzione, il primo distributore di fumetti in Italia, è un grande artista, soprattutto è un grande cultore, appassionato di fumetti in generale e di manga, ed è grazie a lui se riusciamo a leggere una marea di fumetti giapponesi in Italia. E questo signore qui, qua sarebbe una cosa alle 21 anni fa, ma molto più, ha portato Dragon Ball in Italia per la prima volta. Ebbene sì. In maniera non ribaltata, non specchiata, una cosa meravigliosa. E oggi è venuto qui perché, essendo un appassionato di fumetti e di manga, ci teneva a guardarvi in faccia e a salutarvi. Sì, ma figata, anche per ringraziare voi che siete i nostri partner in questa bellissima avventura. E quindi, ecco, per ringraziare tutti voi, tutti i nostri amici che sono qua presenti, che saluto con il cuore veramente, tutti quelli che ci stanno seguendo. E per me è una grandissima soddisfazione sapere che tutto questo lavoro profuso ormai da ben 35 anni, 30 con i manga, poi abbia portato questi risultati. Voi capite che, insomma, è stata una grande battaglia riuscire a ottenere, certo, i primi diritti per una piccola casa editrice come era quella di Star Comics. Insomma, non era... ecco, una major importante, per cui riuscire a prendere Dragon Ball per noi fu una cosa che ci ha cambiato la vita e straordinaria. Ecco, questo ci tenevo proprio a dirlo, ma più che altro un saluto, ecco, e un bocca al lupo per il vostro tour Starshop, che sta ottenendo veramente un grandissimo consenso. Voi siete simpaticissimi e bravissimi. Ecco, che dire, noi continuiamo a fare il nostro lavoro sperando di poter accontentare al meglio tutti quelli che sono i nostri fedelissimi lettori, e sono tanti, siamo contenti, quindi veramente un grazie, perché ci consentite di poter poi scegliere, no, sempre dei titoli più importanti, sempre più belli, questo non è poco. Ecco. Le volevo chiedere una cosa, dato che siamo qui tutti insieme, ma tenendo conto di quello che è successo in questi 30 anni con i fumetti e soprattutto con i manga, tornando indietro, lei se lo sarebbe mai aspettato? Cioè, al netto del fatto che comunque sì, c'è Star Comics, c'è Star Shop, però lei si sarebbe mai aspettato che nel giro di 30 anni effettivamente il fumetto giapponese avrebbe fatto parte poi della cultura di tutti? Al netto di una speranza, ecco, che evidentemente c'era, se si voleva poi investire. Da appassionato era proprio nel cuore questa, questo sì. Da imprenditore, sai, lì è un pochino più titubante la cosa, perché è un pochino più, ecco, difficoltosa. Ma devo dire, ecco, ci siamo piaciuti quando decidemmo con l'editore di Star Comics, decidemmo di pubblicare i fumetti manga al contrario, cioè proprio come li leggono loro, e lì fu un'operazione molto coraggiosa e molto rischiosa, e quindi dico, se riusciamo lì, probabilmente questa sarà una marcia in più che ci consentirà questo successo. E quindi sì, devo dire che siamo molto contenti, siamo contenti noi, sono contenti i nostri amici in Giappone, le nostre case editrici che ci danno i diritti, quindi questo per noi è una grandissima, grandissimo onore, una grandissima soddisfazione. Pensate, questo ci tengo a dirlo, che la casa editrice che rappresentiamo di One Piece e di Dragon Ball, sono partiti una delegazione dal Giappone anni fa e sono venuti presso la nostra sede a Ponte Felcino, nei nostri magazzini, per conoscerci e per capire chi erano questi pazzi che, insomma, gli vendevano così tanti fumetti in Italia, perché non è così scontato come... quindi, insomma, lì è stato un momento molto, molto,
molto bello, come tutti quelli che stiamo vivendo, poi di conseguenza, con tutti gli ospiti che vengono dal Giappone, che abbiamo portato dal Giappone, quindi insomma, disegnatori. Diciamo che ci auguriamo altri 35 più anni, sì, ma infatti, di successi, io sono, e non solo. Sono fino alla mia pensione. Fino alla pensione di Cristian Posotto, publishing manager di Star Comics, che è il nostro grande altro ospite, quindi applauso. E poiché Cristian, che giustamente, essendo publishing manager, deve fare publishing manager, deve mantenere un certo aplomb, ma in realtà è uno scoppiato come noi con One Piece, questo lo possiamo dire, tanto siamo tra amici oggi, lo possiamo dire. E il signor Cavallerini, uno scoppiato in generale, con One Piece, e il signor Cavallerini ci ha promesso che la prossima volta viene dopo aver finito tutto One Piece e ci parla di One Piece. Allora, facciamo una super live monografica con il signor Cavallerini su One Piece, siamo tutti più contenti. Benissimo, grazie, grazie, e veramente grazie, bocca al lupo. Allora, ritornando ai fatti tra virgolette nostri di Cristian, sembra no, io Magalli, fatti nostri. No, vorrei fare due commenti, se mi permetti. Anche tre. Il primo, che è l'investimento che è stato fatto 30 anni fa, no, un po' meno, perché Dragon Ball era nel 95, per cui 28 adesso, sì. Cioè non ribaltare più i manga per ribaltare poi le classifiche. Però era... Questo è un gran bello slogan. E volevo dire che è stato, che comunque per me adesso, oggi, essere stato a fianco, adesso sembrerà che un po' di captazio benevolenze, ma in realtà sono sincero, essere a fianco nello stesso evento col signor Cavallerin è un grandissimo onore. Certo. E quando ho cominciato a affacciarmi nel mondo professionale dei fumetti, che ho cominciato a incrociarlo alle fiere le prime volte, lui era... uno dei mamma santissima del mondo del fumetto in Italia, per cui arrivare dopo tot tempo a calcare lo stesso palco, chiamiamolo, è un certo. Qualcosa di emozionante, sì. Anche se ormai lo conosco da diversi anni, abbiamo fatto diverse cose insieme, però comunque io adesso l'emozione la sento e volevo dire grazie. Grazie. No, grazie. 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 No, ma questa cosa è vera, molto bravo. È verissima. No, anche noi a Bologna, adesso poi parliamo, così sono contenti, siamo con tutti. Anche noi a Bologna, quando abbiamo saputo che c'era lei, sa, un po' di timore, certo, reverenziale. Certo. Perché effettivamente... Adesso mi nascone dietro col bastone. Ma non per qualcosa, perché obiettivamente, magari, una persona che comunque ama il mondo del fumetto giapponese, conoscendo quello che c'è dietro dal punto di vista lavorativo, soprattutto nel portare poi titoli giapponesi ai tempi degli anni 90, era davvero un lavoro pionieristico da questo punto di vista. Quindi avere a che fare con chi lo ha fatto per tanti anni e lo continua a fare, da parte mia in questo caso, ma anche da parte loro, è comunque effettivamente una cosa grandissima, perché ti rendi conto di avere qualcuno di fronte che magari mosso della, tra virgolette, tua stessa passione, effettivamente ha fatto un lavoro strepitoso di cui io, Cristian, Francesco, Gabriele, tutti quanti voi avete beneficiato, perché chiaramente poi noi andiamo a vedere quello che è il prodotto finale, in questo caso è One Piece, oppure come poteva essere Dragon Ball ai tempi negli anni 90, però dietro di questo c'è poi un lavoro strepitoso fatto di contatti, fatto di, in questo caso, fai un viaggio, parla con diplomazia, diplomazia. E quindi poi davvero avere a che fare, ma anche con Cristian qui, che è qui, no? Cioè è una cosa bellissima, stiamo parlando con le persone che fanno One Piece in Italia, è una cosa bellissima, sì, sì. Applauso a chi fa One Piece in Italia! Ma quanto cazzo bravo Buta! E quindi grazie veramente di cuore, cioè, abbiamo finito, ce ne possiamo andare, arrivederci, grazie. No, scherzi a parte. Grazie a voi anche per lo promuovete, che ogni giorno ci sostenete nel e no, parlate bene. E lì siamo noi scoppiati. Infatti, giustamente, qua con le maglie. L'unico con la maglia sono io di One Piece. No. Io la resina. C'è qualcuno. C'è la resina, chi c'è? Che... Bravo, bravi, applauso a voi. Alla grande. Ora, obiettivamente... Veniamo al 103. Basta, ho parlato troppo. Veniamo, parlate voi. Allora, io so che tu non vedevi l'ora di parlare di Mika. Infatti abbiamo chiamato questa live Nika è bello o fa schifo, perché ha diviso tanto. Ah no, allora attenzione. Ha diviso tanto questo 1044. E visto che erano mesi che dicevi che volevi parlare, sì, certo. Parliamo di Nika. Di Nika. Vai.
E qual è il motivo per cui ti piace o non ti piace? Il tuo pensiero su questo cambio, diciamo, allora, di direzione del nostro sensei. Okay, allarghiamoci un attimo. Allora, no, beh, dunque, io sono, faccio parte di quelli che non sono stati stupiti per niente di questo cambiamento che è avvenuto, insomma, con questo capitolo 1044, perché francamente il Gear Force era chiaro che non avrebbe potuto essere la forma finale di Rufy. Se noi vediamo, insomma, la storia del fumetto d'azione delle trasformazioni da Freezer in poi, la forma finale non è mai quella più grossa, quella più imponente, è sempre un ritorno alla semplicità, quindi ritorna quasi uguale a se stesso, ma cartonizzato, e più, ancora più cartonizzato e divino, e quindi a quel punto è come a livello God, se vogliamo. Quindi non sono stato stupito per niente, ho detto finalmente, decisamente questa forma, secondo me, ha tutte le carte in regola per essere una forma finale con i controbuta. Io farei un applauso per i controbuta. Ci piace. Lo so, ma perché lo sono, con quindi va bene. Forse sono ancora meglio. Non fa niente, va bene. Io credo che si possa forse disquisire su, e come è stato fatto effettivamente, su quanto repentino è stata questa spiegazione che è stata data, com'è possibile che fino a quel momento nessuno avesse mai parlato, non fosse mai emerso nulla, nessun indizio, nulla di nulla, e questo forse è il punto in cui si fondono le discussioni. Però, siccome è fuori di discussione che questa nuova forma di Luffy è una figata pazzesca, anche perché One Piece adesso diventa un vero e proprio metafumetto. Cioè è lui che fa il fumetto all'interno di un fumetto. Andando a strizzare gli occhi a quella che è la tradizione alla Looney Tunes, con gli occhi che strabuzzano. Lo stesso Kaido a un certo punto dice sembra un fumetto. Metafumetto, come detto. No? E questo è, secondo me, ancora può essere interpretato come l'ultimo grandissimo grido d'amore del maestro Oda verso la nona arte. Tra l'altro c'era in una poi delle interviste spoiler che usciranno ad aprile col volume 104 e anche grazie a un bundle con Detective Conan, c'era Oda che diceva che lui ci teneva proprio a fare Tom e Jerry, a fare Looney Tunes, perché non voleva che One Piece diventasse, tra virgolette, il solito battle manga. Non voleva avere il power up super ultra fighissimo, perché non gli piacevano. E quindi, ma l'ha fatto alla fine. L'ho fatto, però cioè, il punto è che ha ribaltato quello che di solito è si il fa. Classico. Vedi che torna a ribaltare ancora una volta. Esatto, perché è una cosa che chiaramente anche l'altra volta quando ne abbiamo parlato con Claudia sui vostri canali, dicevamo che di solito tu prima citavi il Super Saiyan. Quelle che sono magari anche altre grandi trasformazioni, tu vedi sempre l'omaccione cattivo, aggressivo, che vuole andare in giro a spaccare i sederi. Invece qui hai una sorta di ritorno all'origine con Rufy, che ritorna il cazzone che era all'inizio e che fa le stupidaggini all'ennesima potenza. Esatto. E quello fa ridere. Esatto. E poi la cosa bella è che lui è il simbolo della risata e fa ridere. E fa ridere. E quella è anche la cosa bella. E si ritorna un po' a quello spirito originale, molto scanzonato, dopo che negli ultimi archi narrativi invece One Piece era diventato un'esperienza di lettura particolarmente intensa a livello di incroci, quantità di dialoghi, di anche pesantezza delle situazioni che vengono messe in scena per molti versi. E nessuno avrebbe immaginato, leggendo i primi volumi, che poi la narrazione avrebbe potuto diventare così intensa, così stratificata, così... Ma lo stesso Oda non lo sapeva. No, a parte quello. A parte quello. Però lui ha detto anche Oda che era consapevole che questo avrebbe disturbato i suoi lettori. E lo ha fatto nonostante tutto, perché non gli interessava. Io volevo che andasse così e potevo farlo. Apprezziamo il coraggio, insomma, autoriale. Vabbè, comunque è Ciro Oda attualmente. Credo che 10-15 anni fa non so se avrebbe fatto questa cosa. Forse. Adesso ha più potere, dici tu, a livello... 10-15 forse già 10-15 anni già. Fa, ma il potere ce l'aveva. Sì, ma dico, non è l'Oda di adesso. Ma sì, certo, adesso probabilmente diciamo avendo 20. Maturato, raggiunto tutti i traguardi, essendo entrato ormai
dopo questa cosa dichiaratamente entrato nell'arco narrativo finale, si è permesso di perché già con Marineford aveva avuto screzi, no, per la morte di Ace, gli hanno detto no, non devi, lui no, lo faccio lo stesso, e si erano comunque lamentati, no, però se lui ha quel messaggio autoriale, lui vuole mettere in scena quelle cose, raccontare anche la morte di un personaggio, qualcosa di fondamentale in una narrazione, in un'opera, e ancora di più nei manga, cioè tanti dei manga più leggendari, tra cui lo stesso One Piece, sono infarciti di morti drammatiche particolarmente forti. Poche. Però Ace, Barba Bianca, però, sì. Ci sono quelle importanti. Flashback. Tutti i protagonisti sono caratterizzati da una grande perdita e chi gli ha creato poi quella spinta. Anche perché poi teoricamente Ace, nella mente di Eiichiro Oda, era nato specificamente per morire. Sì. Quindi per far fare, come dicevi tu, quello step in più al protagonista, per cui raggiunge anche un certo tipo di personalità maggiore, esperienza di crescita. Certo, sarebbe stato inferiore rispetto a tanti altri suoi comprimari, se non avesse avuto anche lui una grande perdita a un certo punto della sua storia personale. Certo. Ne approfitto un attimo, dato che stavamo parlando di Nika, poi ci siamo un attimo, abbiamo serpeggiato per altre vie. Volevo fare una domanda un attimo a loro, per alzata di mano, siate onesti, vi è piaciuto Nika oppure no? Sì, alzate la mano. Ok, a chi è che non è piaciuto? Quindi, alzate la mano. Ok, tu, vieni qui, no. Aziz, vieni qui e raccontaci un attimo perché non ti è piaciuto. Hai paura, ti vergogni? Sì, vieni. Vieni un attimo. C'è anche una sedia, vieni. Un applauso all'amico Aziz. Attento qui, attento quando passi. Qui, bravo. Se blocchi, se va là. Vai. Allora. Ti vedono, ecco. Basta che mi menate. Non ti preoccupare. No. Perché non ti è piaciuto Nika? Solo insulti verbali, niente violenza fisica. Allora, una delle cose che non mi è piaciuta di Nika è soprattutto il design. Ah. Non so il perché, a me a primo impatto il Gear Fifth non è piaciuto. La seconda cosa è la modalità, cioè io pensavo che quella cosa di cartoonizzare la battaglia, farla diventare tipo, capito, una risata, ok? Inizialmente infatti quando ha combattuto con Kaido era una cosa temporanea, dopo è tornato serio, poi è ricomparso con Lucci, è ritornata un'altra volta una risata. Secondo me questa cosa, se lo farà ogni volta, ogni combattimento, cioè ora... Ma ritorniamo al 103, cosa mi piace? Il design è come è stato presentato il personaggio in sé per sé, secondo me, come ha detto lui, per esempio, è proprio una cosa che tu improvvisamente è un frutto di un dio, non si sa, che nessuno, ok, che uno può dire non ne parlavano proprio perché era un segreto, non sapevano, certo, cioè non è, però, che sia un vero buco di sceneggiatura, esatto, sì, che è una logica, uno ci si può arrivare perché non ne parlavano, però mi dispiace, ma io il Gear 4 invece mi è piaciuto di più. Vabbè, un applauso, mi dispiace, non mi è menato, no. Una cosa, secondo me, siccome lui ha parlato di questa cosa della risata, che adesso vedremo se ritornerà in tutti i combattimenti, ma secondo me è una cosa un po' inevitabile adesso, perché comunque, ma e questo non è uno spoiler, ma quando è che andiamo verso l'half tape? Il punto è quello, e ci stiamo arrivando, è un punto d'arrivo, che ridono quando muoiono, è Laugh Tale, è una barzelletta, è un simbolo grafico che sembra un emoticon, parliamoci chiaro, è una roba del genere, e Roger dice che storia divertente, si sa ridere, ma anche rileggendo i primi volumi, tutti i momenti in cui Luffy ha quello sbocco di orgoglio, di cazzim, ma lui ride, ha sempre riso, c'è sempre l'onomatopea Ni. E poi c'è un'altra cosa, però questo magari uno se ne accorge effettivamente con varie riletture, ovvero
soprattutto all'inizio di One Piece, ma poi anche adesso, cioè effettivamente abbiamo il dio della risata, ha portato la risata nel nostro mondo, ci sono dei momenti in cui Eiichiro Oda graficamente pone l'accento proprio nel momento in cui i personaggi cominciano a ridere. Ad esempio, provate a farci caso, nel volume 24, alla fine di Alabasta, quando loro festeggiano, 23, sì. Nel volume 23, grazie, vera bibliografia, c'è il momento meraviglioso della festa. Della festa. Che caduta. Perché? Hai sbagliato. Ma lui è storico. Va bene, no, volume 23. 24, e un applauso per me che faccio schifo. C'è quel momento meraviglioso dove ci sono tutti i soldati di Alabasta che guardano Luffy che schifati, sta festeggiando, no? Li guardano schifati, e poi però si rendono conto effettivamente che sta succedendo qualcosa di talmente magnifico, e piano piano ci sono proprio tre vignette dove loro li guardano schifati, poi si guarda e poi cominciano a ridere come dei pazzi, tutti quanti. E poi c'è chiaramente quella doppia splash page meravigliosa, Skypiea, ridono come dei pazzi. E poi ridono, anche noi ridiamo. La risata e la festa poi finale è sempre stata Ma l'arrivo di Nika, tu prima parlavi di metta fumetto, noi scherzando diciamo che l'arrivo di Nika è arrivato prima nel nostro mondo che in quello di One Piece, perché solo vedendo bella questa interpretazione, solo vedendo Luffy che ride come un pazzo, anche tu ridi, ti può piacere o no il design, però in quel momento in cui lui è davanti a Kaido e ride come un pazzo è ovvio che non può piacere a tutti, sia chiaro, assolutamente fa parte del gioco. Poi sai una cosa, che col Gear Fifth sono diventate quasi emblematiche tutte le vignette di Luffy in combattimento. Se tu pensi a, cioè prova a ricordare lo scontro. Sì, sono tutte iconiche. Con Kaido, tutte iconiche. Con Kaido, sono tutte iconiche. Cioè tutte le scene di Luffy, dal salto, dal lui che viene assorbito dal bastone. Ma anche prima, sono tutte, sono tutte iconiche. Quando parla con Kaido, e Kaido gli dice... Più lottiamo e più ti diverti. E più ti diverti. E loro sono tutti lì col ghigno, no? Sì. Sono tutte molto emblematiche queste cose. E infatti, ora che me lo fai notare, mi viene in mente quello che è stato il grande scontro precedente a quello fra Luffy e Kaido, che è quello con Katakuri. Cioè, Katakuri è un personaggio bello, insomma, ben riuscito, il loro scontro è epico, però a me personalmente non ha lasciato, sono rimasto un po' poco soddisfatto alla fine, perché effettivamente pur se le danno di santa ragione, botte da Orbi, e alla fine uno rimane in piedi, ottimo, però non c'è stato un momento veramente memorabile di quello scontro, non so se siete d'accordo, e non c'è stesso state delle vignette che veramente rimangono impresse. Secondo me il finale. Come il finale, quando lui prende il cappello e lo mette quello era lo scontro, non fa parte dello scontro. Credo che tu abbia ragione, penso che la cosa che rimane forse più impressa sia la personalità di Katakuri, che sì, essere un villain è un antieroe, tutto sommato bellissimo personaggio, è quello che preferisco di tutta l'arco narrativo, però effettivamente dal punto di vista diciamo delle mazzate, che poi comunque sono interessanti, perché lui poi Luffy se ne esce con lo Snake Man, forse non c'era neanche, tra virgolette, non voglio dire la volontà di dargli un combattimento epico, perché non stava magari affrontando Big Mama, in questo caso Big Mama, sì, certo. E se magari avesse dovuto poi affrontare l'imperatore, ecco, abbiamo avuto lì lo scontro con Kaido, quindi forse è qualcosa di preparazione, però alla fine te lo leggi, ti diverti, sì, chiaramente. Certo. Però quello che dici è vero. Mancano le vignette iconiche. Però prima, poi avendo lo scontro con Kaido, te lo rifai da questo punto di vista, ti rifai di quello che non hai avuto, soprattutto perché, ma questa è sempre stata la mia opinione, poi sono curioso di sentire la tua, anche quella di Francesco e di Gabriele. A un certo punto tu hai questo personaggio che è Kaido, che ti viene raccontato come un despota terrificante, uno che ha messo un intero paese alla gogna, e poi alla fine butta tutto perché lui si sta divertendo per il combattimento della vita, che era il suo sogno. A un certo punto lui qui dentro... un compito interrotto con Sì. C'è questo momento in cui quando lui arriva tipo il CP0... Lui quando poi Luffy ritorna, quando gli chiede scusa. Dice scusa, non volevo terminare il combattimento. E a lui ci sono dei momenti in cui il Kaido cattivo, aggressivo, proprio graficamente, ha lasciato il passo a un Kaido che ormai pensa unicamente al combattimento e si diverte
perché quello è il suo sogno. Qui torniamo a uno un po' degli topoi degli certo. shonen manga, il piacere nella sfida, certo. che poi è la caratteristica dei personaggi più grandi, più grossi, ma io vi faccio sì. uno spoiler, una rivelazione su Kaido. Okay. Kaido, mio parente, Kaido è veneto! È uno che combatte con le sbronze! Un applauso a Kaido, è bello! È uno che combatte con le sbronze! Oh! Lui ha l'alcol che lo protegge, no? Lo capisco, mio! Che bellissimo, bellissimo! Che meraviglia! Detto questo, non può essere cattivo lui che combatte con le sbronze! Però sempre un po' stronzo. Scusate per la parola, sempre un po'. Perché gli ha preso una sbronza un po', negativa, un po'. Magari ha bevuto uno spritz fatto male, di cattiva qualità. Lui credo quando che appare sarebbe... all'inizio, umano, poteva finire tutto lì, invece torna a bere. Già. Torna indietro. Già. Sì. Magari è tornato indietro nel tempo. Pensaci, e quindi queste sono cose. Prima di finire le scorta di bottiglie di vodka. Esatto. Esattamente, così rinizia da capo e quindi siamo tutti assolutamente... Però c'è un altro combattimento in questo. Bravo, ma sì. Vedi. Importantissimo. Che è la fine di Big Mom. Questa sconfitta con Kid e Lo, che anche loro risvegliano i loro frutti. Infatti si pensava inizialmente che il frutto speciale di cui si parlava non fosse il Gong Gong, non si sperava quantomeno, ma fosse quello di Lo per altre ragioni, invece era quello lì. Come l'hai vista tu questa sconfitta? Che lei cade in silenzio sì. in questa bolla e pronuncia: Roger, ma il One Piece sta anche qua a Wano. Sì. Come l'hai interpretata? Noi non siamo riusciti a dare un senso. Io ho trovato molto romantico questi pensieri ultimi di Big Bang che vanno proprio a Roger, ma avrei voluto vedere il perché anche Newgate ma pensava forse... a Roger si sì, ricordi sì, sì, quando sì. cadeva. È una cosa che ritorna, cioè il parallelo dimostra che Big Mom era un personaggio di levatura pari a Newgate e è una caduta che secondo me è inevitabile per poter proseguire la narrazione ed entrare nell'ultimo arco narrativo. Se non fosse successo non sarebbe stato possibile poi fare l'ultimo passo verso il compimento dell'opera. E tra l'altro è già secondo me è stato mirabile come il maestro Oda questo personaggio l'abbia utilizzato in diversi archi narrativi, cioè non ha concluso nel suo arco narrativo il suo ruolo, ma anzi l'ha portato avanti per tutto questo di Wano. E a me ha fatto pensare perché un villain così, villain donna, mamma, gigantesca, in un manga non si era mai visto. No, è vero, per cui infatti. Questa è una grandissima originalità e anche questa sua fine. È una fine cioè anche grandiosa anche la fine, perché può essere sprofonda verso io l'ho visto sempre il centro come della terra, cioè, passo dantesco, sì, nel senso che sì, lei sì. è un personaggio sguaiatissimo, certo. no? E invece se ne va in silenzio. Sì, nessuno la sente. Ma appunto, poi tra l'altro è talmente grande quel personaggio che l'unico modo per vincerla è farla sprofondare. E non ti è spiaciuto che non l'abbia sconfitta Ruffy, ad esempio? Noi invece l'ho sempre questa cosa invece l'ho molto apprezzata sì. molto molto apprezzata perché dà spazio anche ad altri personaggi, e dimostra che in una perché in One Piece stiamo facendo la storia dell'universo narrativo certo. di One Piece, cioè tutta questa concatenazione di eventi collegati. Di archi narrativi, di trame sottotrame, non è una semplice narrazione da fumetto, è proprio quasi la cronica della storia di quel mondo praticamente, e questo dimostra come la storia non è fatta solo dal grande condottiero che alla fine diventa il simbolo certo. della grande battaglia eccetera, ma anche da tutti gli altri grandi che con le loro imprese hanno contribuito tassello dopo tassello alla costruzione di tutto certo. sì, e un Agamennone e diventa tutto molto più vero, molto più reale, che non è solo sempre lo stesso personaggio che si prende la briga di sconfiggere il boss di turno, ma può anche questo spettare a un altro personaggio. E ti dirò, nel momento in cui c'erano in scena, nello stesso arco narrativo, un Kaido, una Big Mom, e per fortuna quasi viene da dire che è andata così, cioè era una cosa secondo me auspicabile, perché se cioè, un Ruffy che già con la disparità che c'era prima del suo risveglio, trattino di resurrezione, era difficile immaginarlo come farà, se addirittura avesse fatto entrambi, lui sarebbe stato un po' troppo, capito? E
E la cosa bella, secondo me, è che comunque lui riesce a dare importanza e noi lettori siamo fondamentalmente interessati anche tantissimo ai personaggi secondari. Sì. A volte non ci interessano più le azioni tipo di un Law, di un Barbanera, di Luffy e della Giurma. Law è uno dei personaggi più amati, per cui non è casuale che abbia avuto un ruolo preponderante in questo. Ma è poi, bellissimo. Luffy e il suo scontro con Big Mom l'aveva avuto prima nell'arco di qualche Kylan, capito? E questo vuol dire anche che non è detto che poi i due avversari possano avere ogni volta l'opportunità della resa dei conti, perché può non succedere. Io veramente ho apprezzato tantissimo questi ultimi studi di One Piece, mi hanno proprio faccio parte di quella parte di pubblico, e ce ne sono abbastanza, che si sono risvegliati proprio con questi ultimi. Ti sei risvegliato. Risvegliato, non... Senti, dato che stai parlando di risveglio, c'è una cosa di cui spesso noi come community abbiamo sempre dibattuto, perché soprattutto però con questo capitolo 103 è emerso prepotentemente il discorso relativo alla predestinazione. Ovvero, una cosa che ha spaccato tantissimo i lettori di One Piece è il fatto che Luffy fondamentalmente sia, tra virgolette, il solito personaggio di un battle manga predestinato. La storia era iniziata come quella di un ragazzo che va all'avventura, che parte da un villaggio sperduto, e invece alla fine, eccolo qua, c'ha il frutto del Dio Nika, che palle, mannaggia la morte, speravamo che ce la facesse con le proprie forze, e invece. Noi ne dibattiamo sempre. Però voglio sapere tu che cosa ne pensi, magari ti raccontiamo noi. Sì, perché veramente io adesso dopo vorrei lasciare un po', ti rispondo perché giustamente hai fatto questa domanda, ma vorrei lasciare un po' lo spazio anche a voi, perché finora credo di aver parlato. Noi parliamo sempre. Io no, vero? Appunto, per questo. Però faccio in One Piece, lo vi sentite spesso. Parlate, noi siamo contenti. Allora, secondo me, uno, sai, col senno di poi, chi trionfa può sempre essere considerato un predestinato, visto che comunque il destino l'ha portato a trionfare. Quindi già questo non sono totalmente d'accordo. E poi non è neanche vero, secondo me, che tutti i battle manga, shonen manga, eccetera, sono popolati da personaggi predestinati. È anche pieno di personaggi che se la fanno con gli sforzi, gli allenamenti, soprattutto quelli tanto tempo fa, insomma, una certa generazione, e soprattutto quelli a carattere sportivo, dove il protagonista non è un predestinato per niente, anzi, sembra che parta che è il più scarso, però con gli sforzi, con la costanza, con del talento grezzo che riesce a portare fuori, ma con tanto sudore, tanto allenamento, riesce... Siamo giù, uno a caso. Per esempio, uno a caso. Lui... così di predestinato, lui non può essere questo predestinato, perché comunque l'ultimo combattimento, non spoileriamo, però insomma spoilerare no, chi gioia mi sembra un po' difficile, però vabbè, non spoileriamo. Quindi io, a me questa cosa non ha dato per niente fastidio, anche perché comunque stiamo parlando della storia di un ragazzino che vuole diventare il re dei pirati. Se lui ci riesce, se la farà, come farà a dire che non era un predestinato partendo dal nulla, capito? Qualunque sia ciò a cui si appiglia. Il punto è che in questo momento si è trovato ad avere a che fare con forze talmente gigantesche che se non ci fosse stato questo scamotage narrativo, non avrebbe potuto, secondo me, tornare il fatto che lui potesse uscire vincitore. Cioè, lo spessore di Big Mom e di Kaido non era tale che con delle casualità fosse possibile sconfiggerli e passare oltre. Io ti dico una cosa, poi magari Francesco e Gabriele ti diranno anche la loro. Secondo me la risposta a questa domanda che io ti ho fatto, e che spesso volentieri leggiamo, domanda... Lo tengo io adesso. Ma io mi diverto. Mi diverto un po' io. È insita nel fumetto. Nel senso che, se ci pensiamo, il destino è una parte attiva di One Piece, sin già da quando il sindaco di Fuscia diceva ma quello di Luffy è la sua avventura, il suo destino. Il fatto che abbiamo un personaggio che è Barbanera, così come la sua ciurma, che ogni volta che parlano del destino, cioè Barbanera si ritiene un predestinato a dominare il mare. Io l'ho sempre vista come una sorta di, potere che devi comunque attivare tu, mettendoti in gioco, nel senso che
magari Luffy è davvero predestinato, c'ha la D, adesso c'ha la cosa, ma se non fosse comunque partito all'avventura, esatto, per diventare re dei pirati, lui sarebbe diventato come l'SBS che abbiamo visto nel volume, come sarebbe andato a finire se non fosse successo qualcosa, se morto tutto decrepito. Io l'ho sempre vista così, perché il manga mi porta a dare queste risposte proprio tenendo conto del fatto che il destino o del destino se ne parla sin dall'inizio, sì, di One Piece. Sì, sì. Beh, chiaramente se ne parla, si discute. Barba Nera è emblematico. Barba Nera. Ci sono lui e i suoi sodali. Ogni volta che appaiono fanno il discorso sul destino. Sì, Barba Nera dice sono predestinato, cioè la fitta è destino, Baraur è destino. Fortuna. Esatto, la fortuna. Quindi è un principio che esiste. Ma parliamo sempre... E che il punto è che lui ci crede in primis. Quindi anche per la famosa legge dell'attrazione dove tu credi le cose, queste... bene o male ti vengono incontro perché tu ci credi in primis. Lui parte già principio con la di Pareto o quello che vuoi, 20-80, perfetto. Quando lui Pareto? Parte il Pareto. Ci sembra lo Spritz. Pareto. Però possiamo anche il principio di Pareto, andiamo, facciamo, attiriamo birre e cose. Esatto. Quando lui parte con la convinzione di diventare re dei pirati. Quando è che questa cosa crolla? Quando poi lui arriva a Marineford, muore Ace, lui completamente lui si dimentica di tutto e tutti i malanni, tutte le cose gli si vengono addosso perché lui non ci crede più. Allora Jimbe lo scuote, gli ricorda che tu hai comunque una ciurma, hai un sogno, e lui si riattiva. Fa come Silvio quando porta le mani. Ma io volevo dire, noi comunque parliamo di un manga dove la volontà ereditata è qualcosa di fondamentale, certo. No? Cioè One Piece è la storia di un regno antico che ha fallito e si è affidata al futuro, sapendo poi che un giorno sarebbe arrivato qualcuno. Perché c'è chi ci crede che, sì, che possa quindi essere il destino, cioè noi stiamo parlando di un ragazzino che quando inizia la storia ha un nonno viceammiraglio della Marina che poteva diventare molto di più, un padre capo dei rivoluzionari, alla D nel nome, incontra casualmente un futuro imperatore che era il figlioletto adottato del re dei pirati, gli viene dato il cappello di paglia, cioè certo. Praticamente già dall'inizio Rufy è predestinato, non è che c'è bisogno del frutto, cioè, il frutto è un qualcosa scelto, in più, no? Il frutto lo ha scelto, esatto. Ma abbiamo sempre parlato di destino, di predestinazione, di volontà ereditata, sempre. Però se Rufy probabilmente non avesse voluto, no, quello avesse creduto in questa cosa, lui sarebbe rimasto il frutto fuccia ha scelto a fare il, cioè, il frutto a un certo punto. Cioè, lui quando è arrivato, cioè, in tanti hanno avuto il Gomu Gomu, l'Ito Ito, ma nessuno è riuscito, forse in tanti, non lo sappiamo, certo, comunque certo. È esistito per 800 anni, certo. Non si è mai risvegliato. Per risvegliarsi vuol dire che ha visto in Rufy la persona adatta a compiere quello che sarà poi il destino, a far ritornare J-Boy. È un castro di quindi Rufy ha fatto qualcosa, cioè si è meritato il frutto, certo. Si è meritato quel potere. Io voglio trascinare Christian nel lato oscuro delle teorie di One Piece. Vai. Io però voglio dire che apprezzo molto l'interpretazione del re, del fatto che però c'è una volontà, perché chissà, la storia è piena di chissà quanti potenziali predestinati che non ci hanno creduto, non si sono messi in gioco e quindi non hanno potuto attivare, risvegliare. Ma pensiamo anche allo stesso Joy Boy, per quanto ne sappiamo, è un fallimento. Ha fallito. Sì, sì. Cioè, noi non sappiamo nulla, però il fatto di la lettera di scuse, il fatto che gli astri di saggezza, è della domanda del lato oscuro di One Piece che ti voglio fare, dicano in questo volume, dicano: oddio, noi questo frutto lo stiamo cercando da 800 anni, ci sfugge, sì, eccetera, eccetera. È quello il punto più delicato, no? È tutto pensato, è tutto organizzato questa cosa. Noi adesso arriviamo anche a quello. E, cioè, ti fa comunque capire che effettivamente nel passato è successo qualcosa di cui non sappiamo ancora minimamente nulla, ma quel qualcosa forse è andato male. Sì. Hanno vinto i cattivi. Hanno vinto, probabile, per quanto ne sappiamo, hanno vinto i cattivi. Probabile. E quindi... O forse dovevano vincere i cattivi. Per poi permettere ai buoni... O forse dovevano... Ma questo lo scopriremo. La teoria. Sì, no, però voglio proprio una domanda becerissima, proprio di quelle terrificanti. Proprio tenendo conto di quello che dicono... noi ormai li chiamiamo i 5 astri di demenza, perché sembra davanti ai cantieri, una roba proprio terrificante. Ma tenendo conto proprio di quella doppia splash page dove raccontano questa cosa che effettivamente può sembrare un po' un vulnus, no? Questi stanno da 800 anni appresso un frutto e non sono mai riusciti a prenderlo. Ma perché secondo te cominciano a fare questo discorso
esattamente in questo momento, al netto del problema chiaramente della trama, perché doveva andare così. Secondo te Shanks è andato là a dire guardate che questo si è mangiato il frutto, mo sono cazzi vostri, facciamo un culo così, oppure effettivamente hanno capito che c'era qualcosa che cominciava a non andare più? Teorie becere, non ti preoccupare, le puoi fare stasera. Tilt. Error 404. Ma no, che non ho riflettuto molto su questa cosa. Ho notato che appunto il fatto che facessero quel commento in quel momento della trama fosse un po' la cosa che più un po' delicata, ma che era comunque necessaria. Necessaria. Io, se dovessi scegliere, preponderei per la teoria di Shanks. Che è quella più lineare. Sì. Lui è andato, gli ha detto questo si è mangiato il frutto, è quello che voi cercavate. Vero villain. Vero cattivo. Vero io, no, io non ci credo questa teoria però. Ci credi? Non ci credo per niente. Non ci credo per niente. Cioè, Dell'Imello ha dato uno sfogliatore. Ha dato io braccio. Un applauso per Dell'Imello. Gli ha regalato il cappello di paglia. Cioè... Allora, e se non fosse è un cattivo, padre, metti bravo, che ha un piano. Quello e quel piano, cioè, prevede che Rufy debba fare qualcosa. Sì, questo è probabile. Quindi magari... Questo mi poi, sembra molto più probabile. Ecco, non si rivela come un cattivo, ma come calcolatore. Sì. Il rosso ha tutte le sembianze non di un alleato, ma di qualcuno che sta usando Rufy, usando in maniera non cattiva, per qualcos'altro, magari probabilmente per portare il sogno di Roger a compimento attraverso Rufy, sì, no? Sì. Questo mi sembra molto più... spiegherebbe ancora di più appunto questi grandi sacrifici che lui fa all'inizio. È però un silente. Presuppone un'altra cosa, che lui fin dall'inizio ha capito che Rufy era il predestinato, quindi non è stato anche lui stesso ha scelto Rufy, e questo presuppone ancora più, ma allora questo Shank in realtà... per aver capito, per aver intuito, eccetera, le potenzialità di questo ragazzino. Chi è realmente? Ma tu, Reddo, l'hai visto? Portava il frutto a Ace? Stava portando il frutto a Ace? No, tu Reddo l'hai visto, Cristian? Reddo l'hai visto, il film Reddo? Hai fatto bene, secondo me. Ma questo è un altro discorso. Un saluto agli amici. Non ti preoccupare. Ne parleremo in una... se ti vorrei fare del male, ma è tutto bellissimo. Lo guarderò sicuramente. Lo guarderò, assolutamente. Ancora con dei bambini piccoli, non riesco ad andare al cinema a guardare cose per il momento. E poiché manca un quarto d'ora, io qualche domanda gliela farei. Processiamo? Fare. Processiamo. Potete cantare la canzone del processo, nessuno se la ricorda. Vi vergognate. Io farei un applauso! Processo di un'amica. Rialzata di mano, potete domandare tutto fino a 103. Quindi dobbiamo essere legali, professionali. Scarsi, sì, vero. Quindi, sarebbe come penso fino che abbiano, a cosa? Sì, guardo, legali e professionali. Fino alle 5. Alle 5. Fino alle 5. Lui. Ci siamo visti stamattina. Sì. Hai comprato i libri? Sì. Allora vieni qua, così ti sentono. Non ti preoccupare, non ti vergognare. Tanto siamo tutti scoppiati oltre che scappati di casa. Mi hai visto lì chi c'è? Che meraviglia! Io farei un applauso al mitico The Name Before Tokyo. Ma che meraviglia! Ma è un grande, un vecchio cuore! Piazza di Paluzzini? Vuoi un paluzzino? Siediti! No. Ok, allora, si è parlato finora di predestinazione, no? Sembra molto quello che troviamo anche in opere, diciamo, occidentali, tipo in Tolkien, ad esempio, troviamo Lumbar e Ambar, cioè degli eventi fissati nella storia, fissi, e poi gli eroi, i protagonisti, arrivano a quell'evento secondo la loro scelta, cioè secondo il loro libero arbitrio. Ecco, io in One Piece trovo anche questo aspetto, perché se noi ci pensiamo poi bene, in realtà Oda a tutti i personaggi non ha dato... A Rufy ha dato due aiuti seri, che sono state Lucky del Re, ma Lucky serviva perché a un certo punto ha perso il controllo dei frutti, secondo me, dei Roger, perché non potevano essere vinti. E l'altro grande aiuto che ha dato a Rufy è stato Gear Fifth. Cioè, il fatto che il Gom Gom si è rivelato l'Itoito modello Nika. Però poi in realtà Rufy
ad arrivare al risveglio, cioè è arrivato da solo, perché il Gear Second se l'ha inventato, il Gear Fifth l'ha inventato, il Gear Four se l'ha inventato, e anche i vari tipi di hack, ha imparato comunque ad usarli. Quindi sì, Nika può essere magari, si è alzato la mattina, ha detto, ah vabbè, come rompo One Piece? Mi invento Nika. E creo qualcosa nettamente superiore. Infatti poi si vedrà che è raggiunto un livello inarrivabile. Però dire che magari, ecco, Nika o la predestinazione siano Ema, Rufy un predestinato, è facile, ormai è sempre così, secondo me è più elaborato il concetto, piace, molto più elaborato, molto, c'è un self-made man comunque, sì, con... cioè, sì. Mi piace, cioè, anche lui, il paragone con Tolkien, deve diventare Nika, cioè il fatto che lui dovesse diventare Nika, sì, che poi dovesse combattere, e tu era tutto previsto, ok, l'articolo, certo, che vogliamo, però c'è sempre una componente sua, perché se lui, certo, non si inventa il Gear Second, ad esempio, cioè con Bleno fa una brutta fine. Rufy, ah no, perché ok, però questa è la differenza, i Gear precedenti Rufy li ha inventati, esatto, quindi è stato, mentre il Fifth, esatto, no, cioè Oda ha fatto il suo percorso, cioè ha dato il Gear Second, però l'ha fatto passare come un sì, allenamento del protagonista, cioè, altrimenti perde con Blueno, sì sì, certo. E Blueno, sì, non sì, mi sembra tutto questo, la cosa che hai detto degli eventi è interessante, perché Oden quando riposa sul diario, che sa che qualcuno arriverà fra 20 anni per fare queste cose, ma non sa chi, no? Bravo, sì, sì, sì. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Come faceva a sapere Oden? No, l'interrogazione perché... a Posocco. Cioè, assolutamente, ce l'abbiamo qua per una volta. Tu come te la sei spiegata? La speranza. Ma proprio 20 anni? Quella è la cosa. Sono curioso. Fai così. Fai così, no, fai così. Lui non teorizza. Aspetta. Comunque, un applauso. Molto, davvero, molto bello questo intervento, e anche il paragone tra One Piece e l'universo di Tolkien, perché effettivamente lo spessore è, secondo me, è assolutamente lo stesso. Guarda, noi abbiamo avuto a che fare, tra l'altro, Massimiliano, dietro, cioè Massimiliano, tipo, alzati un attimo, un applauso per Massimiliano è un professore di filosofia al liceo, e così come altri professori ormai utilizzano la cultura pop come One Piece per insegnare, addirittura l'altro nostro amico Matteo che insegna alle medie fa un'ora alla settimana di One Piece. Fantastico. Perché effettivamente ora noi chiaramente oggi siamo qui in goliardia, parliamo di Nika, però obiettivamente questa è una cosa che ci diciamo sempre: One Piece è un generatore di cultura. Dentro c'è tutto, c'è filosofia, sì. E c'è mitologia, e c'è letteratura. Oda, volente o nolente, questo è un discorso che facciamo sempre, per quanto lui dica, perché poi è così, che One Piece sia intrattenimento, perché è intrattenimento, e per quanto dica che lui non vuole lasciare messaggi, in realtà i messaggi li lascia. In ogni continuazione non c'è un singolo capitolo di One Piece dove comunque lui un'idea del nostro mondo, filtrata dal fumetto, non te la lascia. Questo è anche un grande autore, un grande narratore, una persona che riesca a creare storie e universi di quel tipo, non può non lasciare grandi messaggi anche involontariamente, perché fa parte del processo creativo, certo, del mondo che lui sta mettendo in scena. Sarebbe vuoto, per paradosso, esatto, non potrebbe essere un mondo così complesso, così reale e così coinvolgente se lui anche involontariamente non infilasse dei messaggi, delle riflessioni sul mondo nostro. Ti stai divertendo col palloncino? Hai visto, capisci perché lo tenevo. Rendendolo reale, esatto, è la realtà poi che fa il suo corso, esatto, e rilascia poi dei messaggi automaticamente, no? Certo. Perfetto. Ma anzi, ancora di più, i più grandi autori della storia a un certo punto diventano anche dei veicoli quasi inconsapevoli di grandi messaggi, che loro magari non pensavano all'inizio di poter creare. Pensa alla fine di Guerra e Pace con Tolstoi, che c'è un capitolo dedicato solo a quella che è la concezione della storia all'interno del romanzo in senso generale. Però questa è una cosa che spesso alle volte con One Piece, non dico che viene criticata, perché magari c'è lettura di leggersi solo la storia, però io sostengo sempre, poi ne parlo anche con loro due, che in realtà parlare anche di quello che è lo spunto che ti dà One Piece, non dico che è necessario, però si deve fare. Perché se non si facesse, secondo me, arriveremmo anche, tra virgolette, a squalificare One Piece. Certo. Cioè, se all'interno di un'opera tu riesci a fare quello step per cui fai capire che, sì, di nuovo, è intrattenimento, però, oltre a essere arte, è cultura, perché il fumetto è cultura. Sì, sì, sì. E se non lo facciamo, secondo me, arriviamo anche a svalutare
il mondo del fumetto. Non a caso, prima, sul serio, dicevo, quando c'era il signor Cavallerin, che è grazie anche a persone come lui che comunque il fumetto è diventato una parte considerevole del nostro immaginario di tutti i giorni. Noi comunque apparteniamo, ma qua siamo, diciamo, la zona old. Comunque apparteniamo a quella generazione che con i cartoni animati giapponesi e con i manga e con i ci siamo cresciuti, fanno parte ormai del nostro substrato mentale, fanno parte del nostro culturale, del nostro immaginario collettivo. Quindi non parlare del fatto che all'interno di One Piece lui ti mette, per esempio, il fumie, che cos'è? Ah, la pratica che in Giappone facevano quando dopo Shimabara, esatto, dopo Shimabara hanno ammazzato tutti i cristiani. Sarebbe stupido, sarebbe sciocco, perché quello che fa fare quel passo in più è che ti valorizza One Piece, oltre che tutti gli altri fumetti, perché poi non c'è solo One Piece. E Wano con questo è potentissimo. Wano è meraviglioso. Ogni pagina è un citazione. Beh, anche culturale. Quella ancora di più, perché finalmente, dopo tante tante isole, Oda, che parla appunto della realtà anche inconsapevolmente, volendo, tramite la sua opera, in Wano parla della sua realtà, della sua cultura, della sua storia. Il discorso di Uso. Il discorso di Uso che li distrugge, dicendogli, ma cosa fate voi? Vi vergognate ogni volta che volete ammazzarvi. E lì la cosa meravigliosa è che arriva Izzo, che è il samurai che ha vissuto il mondo, che è uscito, e gli dà ragione. Gli dà ragione. Quello è la cosa potente, ormai diciamo sempre, è diventata una sorta di cavallo di battaglia, però effettivamente è così. E abbiamo tempo per un'ultima domanda. Processiamo. Venghi. Vieni a processare. Venghi. Io farei un applauso all'amico Massimo. Da processo, io attento, però voglio, attento che se no io voglio stringerti la mano per quello che mi hanno detto che fai. Posso? Grazie anche per il futuro, proprio perché sicuramente studenti di un professore di questo genere diventeranno degli adulti con un pensiero critico. Siamo più di quanti. Bene. Ma noi abbiamo scoperto. Mi piacerebbe un po' di speranza per l'umanità. Cristian, noi abbiamo scoperto, questa è una cosa, che c'è anche la frangia catto nerd. Ovvero, noi abbiamo un gruppo di sacerdoti. Nerd. Un saluto a Pier Francesco. Un saluto. Nerd che non solo parlano di fumetti, ma ogni tanto fanno pure catechismo con questa roba qua. Che è una roba meravigliosa, però ormai siamo oltre. Prego. Comunque, a parte un piccolo intervento sulla questione storia, predestinazione, non è che troppo tempo fa nella storia nostra non si pensasse a una predestinazione, a un corso prescritto della storia. Noi siamo postmoderni e non ci pensiamo più, però per tanto tempo si è pensato che la storia fosse guidata in qualche modo. Poi noi adesso vediamo che i protagonisti fanno le loro scelte e creano la storia. È un po' quello che diciamo prima, no? Machiavelli diceva un che po' cosa... egheliano qui, qui era un po' egheliano, però io sono più machiavelliano, nel senso che Machiavelli diceva 50% il destino, 50% la volontà della persona che si accorda al destino. E qua mi serviva per introdurre la domanda da processo, perché abbiamo tirato fuori il vampiro Shanks. Bene. Perché Shanks sa qualcosa. È crudendo, no? Sa qualcosa. E va da certe persone a dire qualcosa che noi non sappiamo. E se lui sapesse, e quello poteva essere il motivo per cui stava piangendo davanti al suo capitano, perché la missione sarebbe stata: tu dovrai trovare qualcuno che ha questa capacità, ma per risvegliarlo dovrai ucciderlo. E lui è andato per dirgli: uccidete quella persona, non per far vincere il malvagio, ma perché si generasse questo interessante un po' Harry Potter con Silente. Interessante. Processo. Ma il processo che potrebbe... Mi sa che stiamo incanalando su una via che mi sembra molto verosimile. Però tu dici che i 5 assi di saggezza erano inconsapevoli. Vabbè, ma quindi l'unica cosa è farci vita loro e guardare i cantieri su Mario Nova, che possono fare. Cioè lui li usava. Esatto. Okay. L'idea sarebbe questa, che lui usa... uccidete quel pirata, quella persona, però lui sa che uccidendolo in realtà risveglia, provoca il risveglio. Questo chissà, ancora spiegherebbe, questo mi piace anche perché appunto si allinea alle mie titubanze nel poter considerare Shanks un villain, quindi spiega anche certe macchinazioni che sono quelle che hanno dato da pensare a gran parte, insomma, che in realtà possa essere il grande villain finale.
Quindi Shanks ha ucciso Ruffy. Se ha creato, hai messo in moto degli Mello gli eventi, una organizzazione di eventi che potessero portare a una morte di Ruffy. Bene. Grazie. Grazie. Grazie per essere stati qui con noi. Purtroppo abbiamo solo un'ora di tempo. Grazie a Cristian Posotto. Grazie ai palloncini. Sì, in un saccatto palloncino è proprio Lucaina. questa citazione di alto livello che solo pochi potrebbero conoscere. E noi che facciamo? Chiudiamo? Chiudiamo. Arrivederci, è stato bello. Salutiamo anche gli amici a casa. Ciao amici a casa. Sistro, sì, certo. Si può dire, ti offendi. Sono amici, la parolaccia, però ciao. E bene, grazie di cuore per essere stato con noi. Signor Cavallerin, se n'è andato. Grazie, signor Cavallerin, se mai vedrà. Grazie a Starshow per averci ospitato. Grazie a lunga vita ai manga. Grazie anche a Star Comics. E grazie a voi per essere stati qui, perché siamo tutti scoppiati. Ci piace One Piece e quindi ne parliamo. Io qui stacco. Ciao, addio. Alla grande. Non dire cose finché non va via.